Cilento TV Progetto Opera. Infoline 320 21 26 467. Presidente, scusami, mi sono dimenticato, dottore Poli. No. Allora, sempre per chi ci ascolti, alcuni dicendola viene come segretario la dottoressa Cedeni. Devita, che stamattina aveva assunto già altri impegni, quindi abbiamo chiesto all'organismo dei segretari di farci avere un segretario, quindi io ringrazio pubblicamente a nome delle rispettive amministrazioni per il lavoro, perché vedo che sta riportando, come giusto che sia, perché questo è un atto ufficiale, quindi dopo andremo a votare punto per punto, e quindi mi sentivo dovere di ringraziarlo per la sua disponibilità. Grazie dottore Poli. Prego Presidente, procediamo, ci sono altri interventi. Prego. Consigliere Delgado. Consigliere Delgado. Buongiorno a tutti, saluto il sindaco dell'amministrazione, tutti con i consiglieri, il cambiamento di centro. Ci vedremo a fare questo intervento oggi perché voglio ringraziare almeno per due motivi. Uno, per avermi preso parte in piano, attore attivo in questo momento storico, per avere questo momento di due punti importanti, ragionare insieme per il prossimo futuro. Due, perché mi fa ritornare qua a Cendola con tutti di nostalgia per tanti anni che io ho frequentato, dicendo questa splendida terra. Cendola è una città di Cendola, quindi lo ringrazio anche per questo motivo. E volevo riprendere dal primo pensiero che è estremato oggi il sindaco Stanzioni, che diceva: non possono questi due comuni, questi due territori, non ragionare insieme. Mi ha colpito questo termine, lo sono appuntato perché io da tempo prego questa dottrina, da tempo che dico queste cose, perché io, se ti ricordi, almeno anche un convegno che abbiamo fatto con il mio intervento, dicevo al sindaco di Stanziola: il mio incarico non deve essere un limite, ma deve essere un punto di incontro tra il comune di Camerota e il di Centro, perché questi due comuni devono ragionare, devono parlare, devono lavorare insieme per lo sviluppo del nostro territorio e delle nostre. Ho visto a settembre, però non è un partito, con per Paolo la nostra apertura verso l'esterno, magari il confine del nostro comune è cominciato da tempo, questa democratica abbiamo incominciato nel 2012, abbiamo sempre invitato esponenti politici di altri comuni, amministratori locali, sindaci, abbiamo citato rappresentanti della provincia, della regione, rappresentanti parlamentari, proprio per dare un segno di apertura della politica metropolitana per gli interessi squisitamente politici e di sviluppo economico sociale del nostro territorio. Come chiede Gabriele a tutti gli incontri, è stato sempre presente. Ecco le sindaco di Camerota, con il quale comunichiamo mille problemi. Consigliere provinciale e con il vicepresidente della provincia, tant'è che con Pierpaolo abbiamo quest'anno voluto confermare la fiducia a Carmelo, votando quest'anno alla provincia, ma votando non solo perché è il sindaco di Cendola con il quale c'è una vecchia amicizia da tanto tempo, ma perché durante il suo mandato in provincia la sua disponibilità l'ha fatta da padrone. Quando si chiamava consigliere provinciale Stanziola, dall'altra parte del telefono c'era uno che rispondeva e che si muoveva per risolvere i problemi senza pensare se chi era dall'altra parte del cavo fosse di Camerota o di Centro. Indistintamente si è adoperato e ha fatto sì che potessimo risolvere i problemi che affliggono, che affliggevano.
perché io non voglio, essendo d'accordissimo con quello che dice che Paolo Russo, che voler la Russia non era comunque in posizione, allora parlando del progetto della Ligatina, io ho sempre sostenuto, per quanto riguarda la messa in sicurezza del costone, ho sempre sostenuto che da solo non si va da nessuna parte. Il problema è troppo grande per pretendere di risolverlo da solo. Ecco perché la natura è essenziale per tutti quelli che sono progetti. L'individuazione della denominazione della fermata della ferrovia a Centra è un motivo chiaramente di unione che può portare a uno sviluppo, a una nuova immagine del nostro bellissimo territorio che ha gli stessi pregi e spesso gli stessi difetti, le stesse problematiche che sono messi. Io oggi nel mio intervento però non vuole essere ripetitivo, non voglio ripetere quello che voi già avete detto, sia il sindaco romano, stanziato per quello di Abruzzo, ma lo faccio perché voglio soltanto arricchire i vostri interventi. Per quale motivo? Nel progetto della questione giustizia da me, secondo il 2010, col consigliere Laino, di cui prima nominato, sono stato insieme a Salerno, al Genio Civile, per parlare di questo progetto. L'epoca andavo insieme a un ex consigliere del Comune di Centro, per il quale non ricordo il nome, comunque andavo per affrontare questo problema. Insomma, mi ricordo che questo progetto riguardava alcune zone di Camerota, alcune zone di Centro, nello specifico mi ricordo che c'era anche Cocenda, che si chiama Cristiana, e anche forse del Comune, qualcosa del genere. Però mi ricordo che anche Camerota, varie zone della casa del centro, abbiamo inserito in questo progetto anche la Granca, che è soggetta a insabbiamento, soggetta ad erosione costiera, sono segni di difficoltà per i turisti per accedere in quella zona balneare. Quindi è importante nel portare avanti questa progettazione che si consentono questi erano i criteri allora curati in questo progetto e che non vengono meno dare l'attenzione che per la caratura e per la caratura insieme ovviamente alle aree che voi ritenete soggetto agli episodi di diffusione qui nel territorio. Poi volevo anche arricchire questa giornata di condivisione per l'intervento che ha fatto Romano, il quale parlando anche della scuola, parlando anche delle varie tematiche, dove c'è una situazione abbondantemente superata e c'è la voglia di andare avanti e di guardare con responsabilità amministrativa, ma anche con responsabilità sociale che ci rappresenta. E ha fatto una riflessione sulle varie problematiche che accomunano il territorio di Centro e di Camerota. Vi parlava delle problematiche legate all'ordine pubblico, problema che abbiamo vissuto anche in Camerota, in particolare in Italia negli anni del 2015, leggermente attenuatasi nel 2016. Parlava delle problematiche del ciclo dei rifiuti, abbiamo vissuto tutti quanti momenti difficili, in particolare nel 2011 dell'emergenza, sono stati momenti che hanno colpito duramente l'immagine di entrambi i nostri territori popolazioni turistiche ed anche qui necessita un lavoro univoco insieme rispetto a questa Andrea Spinosa, in particolare nella regione Campania. Il sindaco parlava dei problemi dell'acqua, noi siamo nel segno della cultura, la politica che ci risponde con un convegno che organizziamo a Camerota, invitammo proprio per questo il presidente del consorzio, l'amico Gennaro Maione, che oltre ad essere un appartenente del nostro momento politico di partito, è anche uno che conosce bene le problematiche del centro e che sta lavorando molto per cercare di fare in modo che non si verifichino più questi problemi di una carenza idrica. Io tempo fa dicevo anche al mio sindaco Romano, e a Camero Stanziola è inutile fare la guerra tra poveri, parlatevi tra voi, mettetevi intorno a un tavolo tecnico tutti i comuni che hanno queste problematiche legate alla carenza idrica d'estate e
progetto generale credibile che possa avere dei finanziamenti importanti che possano risolvere il problema. Ma volevo concludere dicendo che volevo capire il pensiero di Romano su quelli che sono i problemi che ci regalano, ricordando tutti voi di un problema importantissimo, essenziale, che ci affligge, che spesso non capisco perché la politica identica, che a noi qui ci accomuna il problema dell'emergenza sanitaria. Quindi se oggi, anche se non è l'ordine del giorno, siccome si parla di condivisione di problemi, se si può mettere agli atti che sia la Roma che il Comune di Centola possa creare un tavolo tecnico per risolvere questo problema gravoso che ci affligge da anni, problema per il quale anche l'Ora è andata anche un'iniziativa popolare, una petizione alla porta di uno del 100 giorni tutto l'anno, una petizione che poi è rimasta nel dimenticatoio e che nacque proprio conseguentemente un decesso improvviso che ci fu di un giorno della Roma, ma noi non dobbiamo aspettare che ci siano altri lutti e debbano costruire le nostre comunità, dobbiamo pretendere da chi può decidere di volgere uno sguardo necessario al nostro territorio in termini di emergenza sanitaria, trattandosi di territori a vocazione turistica, come diceva Romano, che aveva addirittura a ospitare 150.000 utenti, solo 100 anni da oggi. Io vorrei ricordare che c'è anche il territorio di Bisciotto e Bisciotto alla Marina, quindi siamo ancora di più. È un territorio così vasto che non può essere privo di assistenza sanitaria, trattandosi tra l'altro anche di un territorio lontano, così per ospitare i vicini, con enormi difficoltà di abilità che tutti quanti conosciamo. Quindi questo è il mio messaggio da dire in questo momento, ringraziando ancora questo momento così importante, ringraziando Carmelo per aver creato questi posti, per incontrarci oggi, per la speranza che ci possano essere altri momenti di condivisione politica, perché i cittadini hanno bisogno di questi momenti, non delle statucce da fare soldi per spesso domani. Grazie consigliere. Presidente, chiedo scusa un attimo. Sì, giusto, perché sicuramente vorrà intervenire. Allora chiedevo un attimo, siccome il consigliere Abbate per problemi personali deve raggiungere Salerno, continuando e dando l'opportunità a chiunque giustamente di fare interventi, se invertiamo un attimino, segretario, ci accingiamo a fare la votazione punto per punto e poi dopo continuiamo la discussione legittima. Condividete? Così giustamente c'ha problemi familiari, è giusto dare l'opportunità. Allora, il tempo di prenderci un caffè. Assolutamente, il tempo. Comunque fece un po' questa, eh? Così? Giusto qualche minuto. Mister e mister. Loro sono alla ricerca di... Allora... Sì, no, nel frattempo che arriva il segretario, non sono oggetto di... Giusto per dare qualche risposta al consigliere Enzo Del Capo. Sinergia sui rifiuti. Sinergia sui rifiuti. C'è oggi, entro il 6 verrà approvato l'organigramma dell'ACO per la gestione dei rifiuti. Noi stasera con il vice sindaco saremo a Salerno, lo stavo dicendo prima al sindaco, c'è un sistema di votazione particolare, allora gli ho detto, dico, vogliamo condividerle insieme questa cosa, per cui lo terrò informato in giornata, perché è un sistema di votazione fino a 30.000 abitanti, al di sotto di 30.000 fino a 5.000, quindi vediamo di individuare, sì, quindi c'è tutto un ragionamento, quindi anche questo ci muoveremo insieme, così come sul discorso della sanità. Noi con il sindaco di Camerota ci incontrammo, avevamo un incontro in direzione generale a Salerno per condividere dove attualmente c'è il salto a Palinuro, un altro nuovo organismo sanitario che tu conoscerai, l'UCCP, che prevede la possibilità anche di posti letto, e quindi voglio dire, ci stiamo muovendo come area, come giusto che sia. Prego. Allora, sì, allora andiamo alla votazione. No, 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 no,
sta dicendo il segretario che dopo con le votazioni finisce il consiglio comunale. Dobbiamo finire un attimo di tempo. Vabbè, giusto un momento. Una volta votato l'ordine del giorno, il consiglio di chiedo scusa però. Avete un secondo. Allora cerchiamo di essere tutti qua. Prego, prego. Consigliere Mario Scarpini. Compagni tu a Rosario. Rosa, ma stavo io processo lì. Come sei tu? Scusa per giù. Ah no, perché io accesso lì, non so, come. Vabbè, ok, ah, cerchiamo di stringere. Vai. Buongiorno a tutti, grazie a tutti i consiglieri, al sindaco Stanziola, al sindaco Marte. Sicuramente la giornata, come è già stato detto, è memorabile per quanto riguarda i nostri due comuni e penso che sia un modo che ci incontriamo in un contesto comunale unico e devo diventare un sindaco di centro. Molte cose di quelle che ho sono state anche già dette, ma è giusto che ognuno dia il proprio contributo. Un complimento sincero che grazie al lavoro di e ritengo che anche tanti finanziamenti che stanno piovendo sul nostro territorio siano meriti del futuro istituzionale che è riuscito a in questi anni ad tagliarsi. Cosa che ahimè proprio non è successa nel nostro comune in quanto siamo stati meno bravi per lotte intestine interne a tagliarci in questi anni quello che poteva essere anche per il comune di Caterota un ruolo all'esterno del territorio. Noi purtroppo questo non siamo riusciti a farlo, ma la cosa importante è, come si diceva prima, è di colmare questo tempo, questo enorme ritardo, perché quello che noi stiamo facendo oggi è la normalità in genere in altri posti. Oggi per noi vedersi dopo tanti anni di ritardo è più che altro forse un piccolo peccato commesso da tutti quanti noi che non siamo riusciti a lavorare insieme. Dobbiamo colmare questo ritardo enorme per il nostro territorio, dobbiamo farlo perché il tempo corre e perché le cose da fare sono state tante. Per quanto riguarda è stata sempre una mia prerogativa, spesso in consiglio comunale ho parlato di consiglio intercomunale, ho sempre da più anni ritengo che questo tavolo debba essere allargato, che comuni come Pisciotta, Centro, anzi direi, suggerisco sindaco, che dalla prossima volta, e forse sarebbe anche il caso di dare il calendario, una scadenza per convocare già un prossimo consiglio comunale allargato ai comuni di Centro, di Pisciotta, di San Giovanni a Pino e a tutti coloro che condividono con noi problematiche e progettualità che non possono più aspettare di essere affrontate da soli, perché Caterota o Centola sono ormai delle entità territoriali piccole che non possono più lavorare da soli. Oggi va stretto anche ragionare in termini di incidente, perché si va messo addirittura in mezzogiorno e allora noi non possiamo rimanere isolati ad aspettare e a pensare di poter incidere nelle scelte dei grandi palazzi presentandoci come Caterota o Centola. Questa è un'opportunità da cogliere e questa è un'opportunità che non deve più farci tornare indietro. Ci sono state delle derive, ci sono state delle opportunità perse. Per quanto mi riguarda il mio lavoro, mi ha sempre visto un uomo che guarda fuori dal suo territorio. L'ho fatto tramite i miei hobby, lo sport, con il comune di Centro, con gli amici, o forse tanti amici quanti ne ho nel comune di Caterota. Il mio lavoro a un interscambio continuo di opportunità, diciamo, di notizie con gli amici del comune di Centro, mi hanno sempre visto a braccetto con questa realtà e come diceva bene Carmelo l'ho fatto subito in quanto organizzatore dell'evento della Corsa del Vino, questa gara internazionale con cui è giunta la locale edizione, con il sindaco di Centro non ho mai pensato alle barriere, al protagonismo, ho sempre ritenuto che le opportunità noi non riusciamo a capire quanto saremo più forti
ma i problemi che sono tutti insieme non significano solo problemi, significano anche nuove opportunità, significa bilanciare meglio i propri bilanci, significa anche, non lo so, in quante possibilità, in quante situazioni potremo, facendo squadra, facendo sinergia, abbattere dei costi che possono andare, come diceva qualcuno, dalla differenziata, dal comando di Giulio Pani, si possono condividere tantissime cose tra i nostri comuni. E credo che l'opportunità è da cogliere a loro, anche perché è chiaro che le risorse diventano sempre di meno per i comuni e quindi bisogna assolutamente trovare e fare sistemi per abbattere i costi. Quindi piena disponibilità da parte del sottoscritto e ritengo che questo debba andare in quella direzione. Veniamo al fatto dei quattro problemi che abbiamo parlato oggi, che è detto anche quello nel modo con cui il sindaco Stanziola ha fatto sintesi, ha detto tutti e quattro i problemi insieme, annuncio già il mio voto favorevole, anche se vorrei fare alcune riflessioni dare il mio contributo. Per quanto riguarda la vicenda della scuola che ci ha visto in questi mesi anche delle polemiche che si sono venute a concretizzare, io vorrei anche dire quello che è stato il mio pensiero dal primo momento riguardo a questa scuola. Oggi il sindaco Romano giustamente dice che abbandoniamo un giudizio per quanto riguarda la mettesse. Per quanto mi riguarda non ci doveva essere l'abbandono di giudizio, perché non ci doveva essere questa diretta di pace. Vedere insieme una scuola tra due comuni minori come i nostri doveva essere una missione vista a monte e non a valle. Ho sempre detto al Consiglio Comunale di parlarci, di far sì che i due comuni lavorassero insieme in questa scuola, perché l'attività di questa scuola, ossia far sì che i giovani possano fare know-how, conoscenza, studio del settore che va sulla ricettività per dire quant'altro, è fondamentale. Noi abbiamo 30.000 posti letto, abbiamo bisogno di materiale umano di qualità, dobbiamo far sì che i nostri giovani facciano accoglienza con professionalità. E allora è riduttivo pensare a una scuola che non abbia la condivisione con l'altro comune, perché la finalità è la stessa, e questa è una scelta che noi dovevamo avere prima. Oggi va benissimo, rinunciamo a questa diatriba che si era venuta a creare, che ci ha portato persino in televisione a fare un brutto talk, e quindi uno scontro tra i nostri due sindaci che oggi hanno fatto sintesi. Si potevano evitare i costi al nostro comune di Canerota, che invece è dovuto andare in giudizio e che quindi abbiamo perso soltanto un po' di tempo. Per quanto riguarda, passo leggermente al secondo punto, per quanto riguarda la lesione tra i comuni, per quanto riguarda l'accordo di produzione del ponte Pugherina, e anche qua oggi diciamo la stessa cosa un po' sulla scuola. Torniamo indietro su una cosa che era lampante, che il comune di Centro non poteva essere estromesso da un progetto dal quale era proprietario in parte, come lo è il comune di Camerola, San Giovanni e Matano. Quindi anche lì c'è stata un'azione, tra virgolette, e chiedo scusa a nome del comune di Camerota, ridotta. Il ponte Pugherina è la vera grande risorsa che ha alle sue spalle. Un territorio come il nostro, che ha una forza che è riconosciuta dal mondo, quella del mare, ma noi abbiamo una peculiarità che è unica, che è straordinaria. Dietro al nostro mare ci sono delle montagne straordinarie. Questo vuol dire vivere 365 giorni di territorio, destagionalizzare e avere dei punti di forza che oggi noi facciamo invece valere come punti di debolezza. Il Monte Pugherina va messo a correre alla velocità della luce. Il Monte Pugherina è turismo, è enogastronomia, è natura, è sport estremo, è possibilità di fare mille cose. Voi immaginatevi quanti sono oggi centinaia di migliaia di coloro che fanno parte di Dio,
commissione alla normalità possono permettere queste cose. Immaginate che dovessero sfruttare delle bike in Monte Pulcheria, immaginate la paura e la paura che c'è dentro la Monte Pulcheria. E allora sindaci, bisogna partire subito con un progetto che sia un progetto turistico del Monte Pulcheria e non soltanto di pascolo e visto in modo riduttivo. Quindi ritengo che anche questa sia una cosa da sfruttare. Per quanto riguarda i progetti in comune tra i due comuni, per quanto riguarda l'erosione e quant'altro, questa pioggia di promesse di finanziamento, che ancora non sono dei finanziamenti, sicuramente deve farci lavorare insieme, proprio perché dobbiamo dare forza al nostro territorio e possiamo farlo soltanto veramente chiudendo questa terribile storia dell'erosione che ci vede da anni, con promesse, quante opportunità abbiamo perso, quanti weekend sono andati distrutti, quante migliaia di prenotazioni sono andate perse per colpa di nessuno, perché qui contro la forza della natura c'è poco da fare. Chiudo il mio intervento parlando della, per quanto riguarda il cambio di denominazione della stazione ferroviaria. Guardate, io poi direi che questo è in modo riduttivo viene visto il problema di come si chiamerà, come non si chiamerà, però a lungo. Questo per me è l'ultimo aspetto da analizzare, perché una fresca e vera insegna che ci sia scritto centro o l'angolo camerona, per quanto riguarda a me interessa poco. Dobbiamo capire se quella stazione la vogliamo far diventare una stazione turistica, perché noi al momento è una stazione che ha solo due binari, non è una stazione turistica, perché una stazione turistica prevede dei flussi che vanno fuori dal nostro territorio, mentre oggi in quella stazione può fermare un treno regionale. Se noi la mettiamo sotto il punto di vista economico-finanziario, Pisciotta ci prevede già degli interregionali. A livello di costi, comprare un biglietto a 100 costa 7,20 euro, comprarlo a Pisciotta costa 5,40 euro, quindi nemmeno dal punto di vista economico c'è un ritorno. Quindi noi dobbiamo pensare a non immaginare quello che è stato fatto sull'aeroporto di Salerno, che noi immaginiamo l'aeroporto di Salerno costa da marchi e del cemento, e poi uno si immagina di arrivare in un territorio vasto e variegato e poi si ritrova in una pista che non può atterrare nemmeno un aereo da 100 posti. Allora, se noi vogliamo avere una visione del nostro territorio, dobbiamo dire alle Ferrovie dello Stato che questa è la stazione che richiamerà un flusso di 30.000 posti letto. Dobbiamo andarci a vendere i nostri posti letto, la forza che le nostre due cittadine hanno di attrazione. E allora bisogna fare un progetto globale, unico, di convincimento alle Ferrovie dello Stato. Dobbiamo farci immaginare la fermata del treno interregionale, perché altrimenti che il nostro turista viene qui da Salerno da Napoli, di fermata abbiamo già Pisciotta. Noi dobbiamo immaginare che dobbiamo risolvere il problema della frana sotto la galleria di Pisciotta. E quella è la visione che dobbiamo avere, perché se cade la frana della galleria di Pisciotta, si interrompe il nord con il sud, vengono estromesse le isole, la Calabria, la Sicilia, non avremo il flusso turistico nel centro per quanto riguarda le ferrovie. Allora il nome va bene, va benissimo, chiamiamola Camerota Vallungo, Camerota Vallungo, Pisciotta Centro, chiamiamola Camerota Vallungo, il nome non credo sia la vera valenza di questo progetto. La vera valenza è far capire alle Ferrovie dello Stato che questa stazione è una stazione che mette a correre un territorio, perché questo territorio nostro è sempre rimasto isolato per le beghe che noi abbiamo avuto. Oggi in questo Consiglio Comunale si partorisce finalmente un progetto territoriale, un progetto forte. Noi siamo rimasti isolati soltanto perché siamo stati sempre molto campanilisti, non abbiamo mai visto oltre il nostro naso, e questo è stato sempre un motivo, e parlo come popolazione, nessuno di noi si deve escludere, perché le colpe sono sempre da dire, e se noi siamo oggi quello che siamo è perché l'abbiamo avuto ognuno di noi. Quindi chiudo il mio discorso auspicando veramente che da oggi nasca un nuovo pensiero, un nuovo modo di lavorare, un nuovo modo di affrontare i problemi.
ma facendo sì, invito il sindaco a far sì che questo consesso, da questo consesso si esca dandoci già un altro appuntamento, dicendo che cosa si vuole fare con gli altri comuni limitrofi, se questo consesso si vuole allargare agli altri comuni, chi e che cosa, e di quali problematiche si andrà a discutere in futuro. Chiaramente noi parliamo, come diceva il sindaco, ci sono ognuno di noi alla propria entità, abbiamo ognuno di noi i propri problemi interni del nostro comune che non possiamo dividere con tutti, ma ci sono problemi come la sanità e quant'altro. Mi poi soffermo ad un'ultima cosa che diceva il collega del tavolo, che forse non è informato rispetto alla petizione popolare di cui il sottoscritto è stato promotore. La petizione popolare non è rimasta nel dimenticatoio, lo invito a venire a Salerno e invito anche i sindaci, perché il 1° febbraio avremo un incontro con i tecnici dall'AFD, che è stato comunicato proprio l'altro ieri, quindi invito a fare sottolineo, a fare squadra affinché questo problema vada. Non ho avuto forse il tempo di dirglielo, caro Enzo, però la situazione qua è tutta per così portato 5.250 firme a competenti, a solo su questo incontro, che spero che io finisci e tutti al comune di Salerno in presidio tutto l'anno. Ringrazio tutti e auguri per il buon lavoro. Grazie consigliere. Sì, volevo giusto così. Allora, intanto mi sembra che il consigliere Abate sia andato via. Però è arrivato nel frattempo il consigliere del Duca, che ringraziamo. Giusto così, ringrazio gli interventi di Pierpaolo, Enzo e da ultimo Mario Scarpini, perché mentre tu parlavi mi è venuto un'idea, uno spunto, riallacciandomi all'occasione del 12 di agosto, e quindi do la risposta nell'immediato pubblicamente. Noi abbiamo inaugurato questo, abbiamo messo a disposizione del territorio questo stabile che abbiamo inaugurato il 12 agosto, centro sulla biodiversità marina, fluviale e costiera. E noi abbiamo fatto già 3 incontri, caro sindaco, a cui protocollo hanno sottoscritto quel protocollo, quindi partecipano ogni mese. Adesso il prossimo appuntamento è il 10 di febbraio, quindi è l'occasione per ricordarlo e per invitarlo, e quindi la risposta a quello che vi dicevo. Quello è un luogo di incontro, di confronto, ma soprattutto di progettualità. A quel tavolo partecipa la Regione Campania. C'è un delegato attualmente nella persona del professore Santa Croce, per conto della Regione Campania, e l'altra sera ne parlavamo con il vicepresidente, il vicegovernatore Fulvio Bonapitacolo, che ci illustrava, ricorda l'assessore Peluccio, che stanno portando avanti un progetto su osservatorio del mare. Quindi quel luogo come luogo di incontro e di progettualità. C'è la Regione, c'è l'università, c'è la provincia, il CNR, la sovrintendenza, quindi è venuta la sovrintendente il 13 di gennaio, il parco, biodiversità, quindi. E allora io propongo, caro sindaco e assessore Ferruccio, che state accompagnando insieme a me questo tavolo tecnico, di invitare anche i comuni, quantomeno quelli del Monte Bulgheria, allargato anche al comune di Pisciotta, quindi in quest'area, poi vediamo, decidiamo insieme, perché quel tavolo, vi garantisco, che sta dando delle risposte davvero concrete, perché non si era mai avuto dopo l'università, sta facendo un progetto un'università straordinario, e chiaramente, ritornando all'obiettivo che ci stiamo dando, vi lascio immaginare che la progettualità, le progettualità che verranno fuori da quel luogo condiviso, che vede insieme tutte le realtà che vanno dalla Regione fino al Comune, nel momento in cui li andremo a sottoporre agli organismi preposti a dare le risposte, non è più il Comune di Centola, come non può essere, ma è il territorio vasto. Quindi colgo il tuo
suo messaggio e propongo al tavolo, quindi, che il 10 di febbraio partecipino anche questi organismi. Prego. Allora, va chiesto la parola. Abbiamo il consigliere Ciro Troppoli che assolutamente. Grazie, buongiorno a tutti i benvenuti. Il mio intervento sarà soprattutto nella qualità di capogruppo di maggioranza, presidente del gruppo consigliare dell'amministrazione di Capo. Ovviamente ci associamo ai saluti e ai ringraziamenti già ampiamente fatti dai sindaci e da chi mi ha preceduto nel corso di questo dibattito, che davvero si è caratterizzato per capacità di costruire un percorso che ha il grande senso di responsabilità. Ovviamente ringraziamo il sindaco Vicenzo, il sindaco Santiola, che attraverso tutta l'amministrazione del Consiglio Comunale di questo comune, di questo territorio. È evidente che su alcuni punti vogliamo toccarli anche per dare, come diceva il consigliere Servita, un contributo anche sostanziale, oltre che evidenziare l'altro valore simbolico di questa giornata. Dico subito, innanzitutto, non me ne voglio gli altri consigli, io voglio ringraziare anche Silverio D'Angelo, quale vice sindaco di Centola, oltre per la sua proverbiale simpatia, anche perché è stato un piacere collaborare con lui in questi anni, che al di là di alcuni aspetti specifici, poi non è che non ci sia stata una collaborazione, perché io questo lo voglio sottolineare con grande forza, e citerò alcuni aspetti sui quali c'è stata una collaborazione istituzionale, ma anche, ripeto, con entusiasmo, perché ci siamo anche, tra virgolette, divertiti e anche abbiamo vissuto con passione, perché è una persona che davvero svolge il suo modo di decisione con grande passione, io non posso testimoniare proprio di conoscere il pubblico. Proprio ieri ci siamo incontrati per il discorso dei campi di volontariato insieme a Legambiente, e l'idea che abbiamo sviluppato nel pomeriggio fatto al centro è quello di campi di volontariato del comprensorio e della posta di vita. Così come abbiamo affrontato spesso insieme a Silverio delle emergenze, attività di bonifica relative alla questione dei rifiuti sulla strada della Tingarina, dove ognuno a seconda del momento, chi più chi meno, le proprie difficoltà e i propri limiti, il sindaco della stazione, il sindaco Romano ricorderanno, abbiamo svolto attività di pulizia di quella parte di territorio che ci vede confinati e che, come giustamente ha detto qualcuno, ci unisce, non ci divide. Così come ci siamo supportati anche mettendo a disposizione mezzi dei comuni, supportandoci nei momenti di reciproca difficoltà. E queste sono delle testimonianze che noi dobbiamo raccontare proprio per dire che oggi non è solo un momento, consentitemi di uscire un po' anche dalla politica di riconciliazione o di rafforzamento del rapporto, ma dobbiamo anche raccontare che c'è stato in questi anni momenti di grande collaborazione. Ebbene, io lo interpreto l'intervento del sindaco Stanzola, che è introduttivo, io lo interpreto secondo un'altra versione. Io credo che è sbagliato, non è del tutto corretto dire che noi non avremmo potuto, e parlo del primo punto, fare quello che abbiamo fatto, altrimenti saremmo passati alla storia come quelli che non avremmo fatto nulla, perché non è un legittimo interesse, perché il sindaco Stanzola ha parlato di legittimo interesse. E quindi, siccome le posizioni devono essere coerenti, non possono essere così, diciamo, a seconda del momento, io dico che noi abbiamo fatto quello che era giusto fare, per difendere un qualcosa, le cose non sono andate come noi auspicavamo, e quindi oggi, insomma, come riconosciuto dai sindaci, che ricorrendo che stanno interpretando male il loro pensiero, oggi bisogna ripartire a fare un discorso diverso. Poi dico un'altra cosa. Stiamo facendo un percorso insieme a Silverio, non solo in rapporto con le associazioni nazionali di categoria, ma anche su progetti specifici che ci hanno visto collaborare insieme sui temi della sensibilizzazione. Molto spesso con Silverio che abbiamo partecipato sono stati tra i comuni protagonisti e quelli che hanno dato le migliori performance anche se non si può come riciclare,
come siamo stati i primi 5 comuni che hanno partecipato alla gara nazionale indetta dal coordinamento dei RAE e dalla raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici, dove abbiamo conseguito un risultato di grande prestigio perché quella era una categoria nazionale, non regionale, ci sono stati comuni del centro e di Cagliavolo, non altro. E quindi io voglio concludere, per essere più telegrafico possibile, il mio intervento con un auspicio pubblico. Invito, signor Consensore, mi rivolgo a lei, ma ovviamente esteso a tutti. Io raccoglierei la proposta del consigliere Scarpinti che segue all'andare da altri comuni e sarebbe per noi davvero un sogno poter fare questo prossimo consiglio comunale nel realizzando palazzetto della scuola di Camerota, visto che ci vorrà uno spazio molto più ampio, e concludo con questo. L'obiettivo comune è quello di fare sviluppo e sarebbe molto bello che noi, nel percorso che ci apprestiamo a fare insieme, potessimo vivere nel prossimo giugno un'esperienza che noi abbiamo vissuto e che è fantastica. Sarebbe un grande sogno che nel quarto storico che i comuni di centro e i comuni di Camerota possano ritirare insieme le 5 miliardi. Grazie, grazie consigliere Rocco. Allora, ringraziandovi per gli interventi che avete posto in questo consiglio comunale, è fondamentale che l'interesse dei due territori sia legato a un discorso di programmazione, sulla mitigazione, sulle varie problematiche che affliggono diciamo, i due territori. Quindi non ci resta che condividere un'intesa che siamo uniti per la città. Quindi qualcosa sulle 5 verbi che mi è piaciuto di il discorso delle 5:20, anche il Comune di Centola sta lavorando da anni, sì, e mi fa piacere che l'abbia rilevato, quindi l'auspicio. Sul discorso delle 5:20, come il discorso della giù a Pariuro, il territorio comune ci sta lavorando, perché il sindaco in prima persona si sta adoperando, quindi per questo risultato. Siamo fieri che insieme a voi, come comune di Camerota, possiamo condividere insieme questo percorso, quindi per dare lustro allo stesso territorio, al fine della una programmazione turistica che ci vede sempre più impegnati durante il periodo giugno-settembre. Che si dà sia alle strutture turistiche ricettive e a tutti gli intervenuti, sia dalla Camerota a Pisciotta, Scea, anche nel comune di San Giovanni. Ma ritengo che anche dei problemi poi dovrebbe avere la sua parte, perché anche con i porti, i siti all'interno possano dare anche loro. Quindi passiamo all'ordine del giorno, quindi penso che non ci sono altri interventi in atto, quindi passiamo all'ordine del giorno, quindi come primo punto, quindi il primo punto dell'ordine del giorno è presa la data a valore giudizio per tempo dell'istituto Anselmo. Quindi preso atto dell'abbandono di giudizio numero del registro 688 Paolo di Casetta, di Salerno, dalla parte del comune di Camerota, e di definizione bonale della vertenza della sezione staccata dell'istituto Albertino Anselmo. Quindi se non ci sono osservazioni, passiamo a chiedo scusa, la volete leggere la proposta? Basta l'introduzione, no? Quindi va bene così? Va bene. Quindi passiamo alla votazione se non ci sono osservazioni. Quindi favorevoli.
sembra di capire all'unanimità. All'unanimità, vedete anche perché tu si va là. No, immediatamente se tu un'altra votazione. Sì, senti, fa un po'. Va bene, va bene. Quindi vogliamo vedere la generale all'unanimità. Benissimo. Passiamo al secondo uso dell'ordine del giorno, alle zone comune di centro, a accordo per la promozione dello sviluppo dell'area del Monte Ungheria. L'oggetto è alle zone all'accordo per la promozione dello sviluppo dell'area del Monte Ungheria, sottoscritto dai comuni di Camerota, Vicenza di Ungheria, Rocca Gloriosa e San Giovanni a Tiro. Quindi premesso che dal 4-5-2016 comuni di Camerota, Vicenza di Ungheria, Rocca Gloriosa e sottoscrivendo un accordo di programma per la promozione dell'uso dell'area del Monte Ungheria, finalizzata un'aggregazione strutturata orientata verso la costituzione di unità amministrativa di maggiore rilevanza dimensionale, che nell'ambito dell'accordo del comune di Camerota veniva indicato come comune di capo finta che il comune di centro, oltre ad insistere nell'area geografica del Monte Ungheria, di cui addirittura di genere una funzione di proprietà, condivide gli intenti cristallizzati nell'accordo. Quindi se non ci sono osservazioni possiamo mettere in mano. Debbono portarlo in consiglio pure loro, quindi di trasmetterla anche agli altri comuni. Esatto, la delibera deve essere trasmessa al comune di centro di Bucheria, Rocca Gloriosa e San Giovanni e San Giovanni. Esatto. Cedere di Bucheria, comune di Rocca Gloriosa e comune di San Giovanni. Quindi chi è favorevole all'unanimità, dobbiamo affrontarlo per vedere la mente esecutiva, voti favorevoli all'unanimità. Terzo punto all'ordine del giorno, sottoscrizione dell'approvazione accordo protocollo di intesa per l'esecuzione della situazione di politiche di salvaguardia e sviluppo del territorio dei bacini dell'Ambro e Mingardo. La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di Centola e di Camerota, adesione al protocollo di intesa per la definizione ed attuazione di politiche di salvaguardia e sviluppo del territorio dei bacini dell'Ambro e Mingardo. Quindi se non ci sono osservazioni passiamo direttamente alla votazione. Chi è favorevole? All'unanimità. Si vota per prendere l'emendamento esecutiva. Chi è favorevole? Sempre all'unanimità. Si approva. Ultimo punto all'ordine del giorno, il quarto, nuova denominazione fermata ferroviaria di Centola in stazione ferroviaria di Centola, Fanculo. Centola, trattino Palinuro, trattino Marina di Camerota. Quindi la proposta di deliberazione è cambio di denominazione di Centola Palinuro, in Centola Palinuro, Marina di Camerota. Se non ci sono osservazioni passiamo anche su questo punto a votazione. Chi è favorevole? All'unanimità, immediatamente esecutiva. Chi è favorevole? Immediatamente esecutiva, va bene, tutto approvato. Quindi abbiamo concluso, grazie a te per la vostra presenza. Grazie di cuore. Cilento TV Progetto Opera. Infoline 320 21 26 467.